Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. In apertura alla politica, con un bilancio sulle elezioni in Piemonte: il Partito Democratico ha bisogno dei piccoli partiti, flop per il Movimento 5 Stelle, il centrodestra sorride, Fratelli d'Italia supera la Lega, ma insieme a Forza Italia la coalizione da battere alle prossime elezioni. Ad Asti confermato Rasero sindaco, Alessandria e Cuneo vanno invece al ballottaggio. Tra i capoluoghi di provincia al voto, solo nella Città del Palio non servirà al secondo turno per avere il nome del nuovo sindaco. Comuni non capoluogo: a Chivasso, Savigliano, a Acqui Terme si andrà al ballottaggio. Argentiera invece conferma la sindaca col 100% dei voti. Per quanto riguarda il referendum, anche il Piemonte boccia i quesiti sulla giustizia, affluenza leggermente superiore rispetto al dato nazionale. A Torino vince il no all'abrogazione della legge Severino, più partecipazione ad Asti, Alessandria e Cuneo, trainata ovviamente dal voto per le comunali, meno affluenza nel capoluogo a Biella e in Verbano Cusio-Ossola. La cronaca: a Vercelli un amico di famiglia abusa per anni di una bambina. Se racconti il nostro segreto faccio male ai tuoi nonni. Così l'uomo 68 anni che è stato arrestato, le presunte violenze da quando la piccola aveva 7 anni, oggi ne ha 14. A Biella viola il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato un 45enne. L'uomo è stato individuato dai carabinieri e portato in carcere per non aver rispettato il provvedimento. Stefano Tacconi domani lascerà l'ospedale di Alessandria, il figlio Andrea, papà una forza della natura. Sarà ancora lunga, ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.